Amici sportivi di Sport 11, Canale 11, buona domenica, buon calcio da Merate. L'11 dicembre è la giornata conclusiva del girone d'andata dei campionati dilettantistici lombardi, eccezione fatta per il campionato di Serie D che concluderà domenica la sua fase ascendente. E Enrico Ferrario di Merate va di scena una partita di grande interesse, derby della provincia di Lecco. La capolista Galbiateso Giono scende sul terreno del Merate, che purtroppo nelle ultime due stagioni ha subito due consecutive retrocessioni e che quindi affronta quest'anno il campionato di promozione. Parte Ciotta, lontana fuori area, il difensore recupera comunque ancora il numero 10 e la staffilata di Proserpio. Pronto il giocatore del Merate a battere il numero 6, si trattava del numero 6 Grendele. Palla in aria, si gira il giocatore e la palla passa sopra la traversa. Parte il tiro di Preti, rete, rete, rete. Merate in vantaggio. 25 minuti dal primo tempo al mio cronometro e formazione locale che passa in vantaggio con il calcio di punizione di Bretti. Colpo di testa, la palla sulla sinistra verso Ciotta, fa fuori bene un avversario Ciotta, entra in aria, il tiro, Bolognini però è piazzato sulla traiettoria, si tuffa e blocca il pallone. Palla verso Fruggero, al centro, limite dell'area con Fognieri, lo scambio non riesce, indietro verso il numero 4, Fruggero, colpo di testa e Merate, raddoppio, raddoppio Merate, raddoppio Merate, 38esimo della ripresa, Fruggero. Bravi, bel passaggio. È stato uno bello scambio, il limite dell'area tra i giocatori del Merate, la palla è pervenuta a Fruggero che prima ha calciato, il portiere ha ribattuto sulla respinta, lo stesso Fruggero ha preso di testa e ha collocato centralmente nello specchio dalla porta della Galbiateso Giono. Allora Merate che sta riprendendo adesso il possesso della zona offensiva, recupera la palla il numero 11. E numero 17 Pepe, parte il tiro di Borella sopra la traversa, allora di fatto calcio di punizione per il Merate, battuto dal numero 4, la deviazione di testa! Di Nardo, Di Nardo, zona di tiro, tira Di Nardo e il pallone leggermente sopra la traversa della porta della Galbiateso Giono. Quindicesima e ultima giornata di andata del campionato di promozione lombardo. Oggi finiscono tutti i campionati dilettantistici della nostra regione, eccezione fatta, come ho già avuto modo di dire all'inizio di servizio, per la Serie D. E le squadre ritorneranno in campo domenica 29 gennaio per la conclusione, per l'inizio del giorno di ritorno. Sala, Fruggero, 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 si porta avanti il pallone, Fruggero, il cross, va a chiudere il varco Ruppani, Fruggero al centro, tira la conclusione, Fruggero, una bomba su cui Rovida alza in calcio d'angolo. Discussione, vediamo una discussione tra i due allenatori, ci sembra Ottolina che sta fuori dal campo e dovrebbe essere Vianello, ecco che i due allenatori si stanno, Vianello, Alessio Vianello e Alfredo Ottolina, purtroppo sono scene che non andrebbero visti, i due allenatori che se ne stanno dicendo di santa ragione, il nostro operatore sta riprendendo e naturalmente poi noi commenteremo. Evidentemente c'era qualcosa di pregresso nei rapporti tra i due tecnici.